Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wargames per Passione. Oggi siamo qua con Jack e siamo qua per un video in cui vi vogliamo spiegare come giocare a Warhammer 40.000 decima edizione. Jack, cosa ti aspetti da questa partita? Guarda, mi aspetto di non capirci un cazzo. No, dai. Vedremo, può essere. Sicuramente ho dal mio il fatto che non avendo mai giocato a Warhammer... sono totalmente vergine da questo punto di vista e quindi avrò un parere assolutamente oggettivo e privo di qualunque pregiudizio o altro. Il gioco è un buon punto di partenza per ogni wargamer perché hanno ridotto all'osso le regole e hanno reso tutto più fruibile e veloce, secondo me. Le liste che useremo tra poco ve le facciamo vedere, ma sono proprio la base che ci possa essere, niente equipaggiamenti speciali, non giochiamo neanche a 500 punti, sono 350 punti veloci per farvi capire a voi le regole molto velocemente e a Jack dove si trova. Procediamo con le liste veloci e poi vi spieghiamo le regole. Qui potete iniziare a vedere le statistiche, spero si vedano, saranno molto piccole, magari comunque l'overlay, però intanto. Allora, la prima statistica è il movimento, quindi abbiamo movimento 5, resistenza 5, salvezza, il tiro salvezza per non prendere le ferite, al 2+, le ferite complessive del modello, per quindi morire. Non dell'unità, ma del modello, la disciplina, sì, che serve per capire se va in shock dopo aver preso determinati colpi, e il controllo obiettivi, che dovremo mettere sul campo di battaglia. Gli obiettivi sono semplicemente dei punti da andare a controllare per fare appunto punto a inizio turno, scusate, in questo gioco. E funzionava così anche prima Warhammer 40.000. Nel senso non esisteva un controllo obiettivi, prima contavi esattamente il numero di modelli, okay. Adesso le unità... a seconda della tipologia che sono, cambiano, nel senso che Logan Grimmar, qui, è il capo degli Space Wolf, leggendario, è un picchione, non ha un grosso controllo obiettivi, perché lui non è il suo ruolo andare non a fare gli obiettivi. Non si muove da lì e quindi... No, lui va in giro a menare la gente e a controllare l'esercito, ma lui non va a controllare gli obiettivi. Quella è una cosa che fanno i soldati semplici, tipo i tuoi, che avranno un controllo obiettivi più alto. Ok. Abilità varie che possono essere in generale, tiri di vulnerabilità, che è un tiro salvezza secondario, se dei modificatori ti portano questo tiro salvezza al 6, per esempio, perché hai una penetrazione delle armi troppo forte o del genere, puoi dire no, non salvo al 6, salvo al 4, perché il tiro in vulnerabilità non viene mai modificato. Ok. Ok? Sì. E poi abbiamo le armi, che si dividono in armi da tiro e armi da mischia. Le armi da tiro rappresentano appunto le armi che possono essere usate nella fase di tiro, con le loro abilità, gittata, numero di attacchi... AB sarebbe l'abilità balistica, quindi il risultato da ottenere sul tiro, molto semplice. La forza dell'arma, che va a contrapporsi alla resistenza dell'avversario. Ok. E i danni che infligge l'arma. Va bene, chiaro. Stessa cosa lineare. A mischia. Primo turno, allora, un dado a testa. Dado per vedere chi inizia a... chi è l'attaccante e chi è il difensore. Ok. Chi vince l'attaccante. Uno. Cominciamo bene. Benissimo, che cavolo. Va bene. 4. 6. Quindi tu sei l'attaccante e inizi a schierare le tue unità per primo. Fantastico. Le unità si schierano a 12 dal centrocampo, quindi più o meno, guarda più o meno, cioè, facciamo che è allineato con questo, da 12 indietro. Conta questa cosa, per la schieramento, schieriamo un'unità a testa, tu schieri la prima. All'interno della tua lista tu hai un rhino. Ok, questo qui non si vede un cacchio, mettilo qua nel caso se lo vuoi farlo vedere. Tu hai un rhino e hai un capitano. Il capitano è consono, avendo lui l'abilità leader, che sia posizionato quando è schierato all'interno di una delle tue unità di fanteria, perché se no te lo shottano al primo turno. Benissimo. Scegli tu quale unità. Mentre scelta. Il rhino, sì, è un veicolo di trasporti apposito per le truppe. È creato così, quindi questo significa che quando lo schieri devi avere dentro una truppa. Nel senso, devi uccidere una di quelle truppe che inizia la partita dentro il rhino. Se non lo fa, il rhino muore. No. Va bene. Ok, quindi schiera la prima unità. Ok.
Abbiamo finito di schierare, finito lo schieramento, le nostre unità sono sul campo di battaglia. Sì. Procediamo con capire chi sarà il primo giocatore. Vuoi che faccio io il primo giocatore per correttezza, per farti capire come funzionano le regole? Se dobbiamo. Va bene, se no vuoi tirare il dado, dimmi. No. Prima che mi scrivano nei commenti che... Cedo il turno. Cedi il turno, grazie, come è umano lei. Fase di comando. Nella fase di comando entrambi guadagniamo, segnatelo con un dadino, sì, un punto comando. Oh, il punto comando serve per utilizzare determinati stratagemmi. Gli stratagemmi sono delle abilità che possono essere usate ogni turno, ma massimo uno per fase. Cioè, scusa, lo stesso una volta sola per fase. Vuol dire, ci sono alcune abilità che ti permettono di ritirare un dado, ok, spendendo uno dei tuoi punti comando. Sì. Se ritiri il dado una volta nella stessa fase, quindi nella fase di movimento che sia, non puoi rifarlo. Stessa cosa se spari di reazione o cose del genere. Ok? Quindi questa è l'unica limitazione. Poi la puoi fare quante volte vuoi. Va bene. Fase di comando finita, la prima è molto semplice. Chiaro. Fase di movimento. Nella fase di movimento io uso le statistiche dei miei modelli e li muovo della velocità indicata nelle statistiche come ho visto prima. Muovono di 6. Quindi, questi miei orchi fanno un movimento normale e muovono di 6. Non corro, ma vado verso l'obiettivo. Ok. Quando muovi, o misuri per tutti, o cerchi più o meno di mantenere la coerenza dell'unità. Certo. L'unità deve rimanere in... ogni modello deve rimanere in coesione. Chi non è in coesione viene distrutto. La coesione serve per non barare allungando troppo l'unità, tra virgolette, e ogni modello per restare in coesione deve essere almeno 2 pollici rispetto a un altro della stessa unità. Ok. Se l'unità è più di 5 modelli, deve stare in coesione con altri 2. Fase di movimento fatta. A questo punto... Sì. Mi faccio una bella fase di tiro. Sì. La fase di tiro, chi vuole può sparare. Allora, come funziona il tiro? Come ti dicevo prima, abbiamo tutti delle statistiche. Io devo guardare la balistica della mia unità, abilità balistica dell'arma su cui sono equipaggiati, e fare quel numero indicato. Ok? A questo punto io sparo con... gli sciotta a 12 distanza con ognuno, 18 distanza con ognuno di loro, quindi loro non arrivano. Mannaggia. Loro arrivano, ma c'è doppia cover. Esatto, più che altro essendo quella diciamo una rovina, sì. La rovina ti impedisce di guardare oltre. Quindi in poche parole non ti vedo. Nisba. Esatto. Ok. Gli unici che arrivano sono loro, che fanno un po' il cazzo che vogliono in realtà, però arrivo sul Rhino e su di loro. Loro niente, perché c'è loro in mezzo, questi sono detriti da campo, quindi riesco a spararti sul Rhino. Ok. I Copter Rocket sono dei missili che ti vanno addosso. Sì. Ognuno di loro sono di 3 colpi, quindi sono... 3 modelli, quindi sono 3 di 3 colpi. Ok, sono 3, 3 e 2. Sai come funziona il di 3? Allora, tu tiri un dado da 6, dividi il risultato per eccesso. Ok. Quindi questi qui sono 3. Sì. Questi sono 3. Sì. E questi sono 2. Va bene. Ok? Quindi in totale io ho fatto 6 colpi a segno. Okay. 8 colpi a segno. 8 colpi a segno, la mia balistica è 5 più, sì. Quindi col 5 ti colpisco. Devo vedere poi la mia statistica di... Quello quando ci sarà la forza, esatto. Ok. Stai tirando anche troppo bene. Non è vero, questi ti hanno colpito al 5. Ah, e li posso ritirare io, perché è l'abilità Twin Linked. L'abilità Twin Linked ti fa ritirare i tiri per ferire. Chiaro. Ne sono entrati 2, 4, 6 a segno. Io ho forza 9. Okay? Ok. Quanto ha di resistenza il tuo Rhino? La seconda, sì. 9. 9. Allora funziona così il gioco. Se la resistenza e la forza è pari, è al 4. Per ferire. Io tiro i dadi e devo fare 4 o più. Ok. A prescindere dal valore.
a prescindere dal valore. Se la tua resistenza fosse più alta, io ti finirei al 5. Okay. Se fosse più alta del doppio, ti finirei al 6. Okay. Al contrario, si scende okay, 3 okay, e 2. Okay? In questo caso, al 4. Bene. Ne vanno a segno 3. Con un meno 2 di penetrazione. Quindi vuol dire che tu hai un tiro salvezza, sì, che è di 3 più, meno 2 al 5. Bene. Quindi salvi 3 ferite, 3 colpi al 5. Una domanda. Sì. Prima distruggi il rhino e poi l'unità dentro. Se si distrugge, gli altri tipo escono fuori un po' okay, scazzati. Okay. Però devi tirare 3, Jack. Ah. Al perché 5. Sono 3 colpi al 5, esatto. Beh, ne salvi uno. Sì. Questo vuol dire che... Posso usare questo punto per ritirarli? Ne puoi ritirare uno. Ah, ci ho provato, incredibile. Prova. Bene. Toglili, quello non hai più il punto comando. Ok. Non ne è valsa la pena. Non ne è valsa la pena, peccato. Allora, ne sono entrato uno, ne sono entrati due, scusami. Sì. I missili hanno 3 ferite l'uno. Vuol dire che sono 6 ferite sul rhino. Di 10? Sì, esatto. Quindi rimango con 4? Esattamente. Me lo segno così? Sì, sì, va benissimo. Esatto. Finita la mia fase di tiro, sì, ci sarebbe la fase di carica, non c'è, ok, quindi finisco il turno. Bene. Tocca a te. Fantastico. Va bene. Cioè, ah, va bene fine niente, turno, però, scusami, okay, fine sì, turno. Si contano quanti obiettivi sono controllati da me. Guardando la statistica di controllo obiettivi. In questo caso questa unità ha 2 di controllo, quindi sono 2, 4, 6, 8 direi su questo obiettivo e più o meno altrettanto su questo. Va bene. Non ci sono tuoi modelli, quindi questi due obiettivi per ora sono miei, ma non li ho ancora conquistati. Ok. Tocca a te quindi. Bene. Fase di comando. Allora. Nella fase di comando riguadagniamo un punto a testa, quindi tu torni a 1. Perfetto. E io vado a 2 perché non ne ho usati. Sì. Quindi ce la mettiamo qua, perfetto. Ok, non ho gente scioccata, sconvolta dalla vita o altro, esatto, quindi posso passare al movimento. Esattamente. Bene, movimento del rhino che è di 12. Sì. Quindi io direi che se mi passi gentilmente il ma metro, certo, grazie, mi avvicinerei a questo. Esatto, puoi e anche far sbarcare anche i tuoi modelli. Ah. Tu adesso potresti muovere e far sbarcare. Che limitazione è se l'unità era già dentro il veicolo, quindi si è già dentro, e se il veicolo non corre. Quindi fase di tiro? Sì. Bene, iniziamo subito a toglierci il dubbio della, anche se è in cover, proviamo a sparare qualcosina. Sì, sì. Quindi funziona che... Allora, fucile Requiem, gittata 24, direi che... Ci arriva. Sì, ok, da qui devo guardare o da... No, sì, sono tutte le statistiche sono di fianco al tuo fucile. Okay. Il fucile Requiem, gittata 24, sì, attacchi 2, quindi okay, ognuno tira 2 dadi. La balistica AB, sì, al 3 più, è il risultato che devi ottenere. Ok, quindi sono 2 per ciascuno, quindi questi... Sono 10. Solo 5, giusto, il capitano. Lui tirerà con le sue statistiche, quindi facciamone una alla volta. Okay. Così non quindi passiamo. Sono 5, sono 10. Sì. Al 3 più. Sì. Però c'è la cover. Ma c'è la cover, ma lo vediamo dopo. Ok. Vado. Primi 5, ok. Altri 5. Quindi ne sono andati 4, ok. Ok. Totale ne sono andati 7. Ok. Ok. La forza? 4. Forza 4. La resistenza dei miei ragazzi? La resistenza dei miei ragazzi è 5. Quindi tiri di nuovo 7 dadi e devi farmi 5 per colpirmi, per ferirmi. 7? Sì, che 7 colpi erano entrati. E la cover? La cover la guardiamo nel tiro salvezza. Dopo, sì. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 5. Beh, ne hanno 3. No, devo 4. Andare molto peggio. Ne hanno 4. Okay. Ok, 4 a segno. Sì. Dimmi un po'. Sì. Il tuo Requiem di VP, valore penetrazione, quanto ha? 0. 0. Allora funziona così. Non entra nessuno. No, allora, io ho un tiro salvezza di... La cover funziona sempre che ti aumenta di uno il tiro salvezza. Quindi in questo caso io sono in cover, vado al 4 più. Ok. Ok? Vuol dire che per ogni 4 che faccio non mi fai una ferita. Se io avessi avuto un 3,
e la tua arma avesse avuto VP 0, non ci sarebbe stato alcun tipo di cover, perché mi avrebbe migliorato troppo, e di base la mia armatura sarebbe stata più alta della cover. Ok. Questo al 4, non ne salvo neanche uno. Bene. E quindi li lascio morire. Ne muoiono due. Ok. Perché ognuno ha due ferite. Due morti. Va bene. Primo attacco da tiro è andato. Poi? Questo qui può sparare? Qualcosa? Certo, il Rhino spara. Ok. Quindi 24 di range. Quindi direi che ci arrivo. Ok. Ma sai che ti dico? Sparo agli orcotteri. Se si può. Certo. Due Perfetto, dadi vai. Al 3 più. Certo, vai. Ha delle abilità speciali che ci sono scritte tra parentesi in verde. Stormbolt, te l'ho detto. Okay. Sì. Rapid Fire. Rapid Fire vuol dire che sei a meno... 2. Ok, vuol dire che aggiungi 2 perché sei entro metà della distanza. Tu hai detto 48 pollici. No, no, 24. 24, vabbè, se sei entro 12 poi raddoppi. Andiamo subito. Sì. Sembrerebbe. Sei entro 12. Io ho sempre la cover perché sono dietro la merda qui, però... Quindi 4? Quindi sono, scusami, in totale... 2 di A. Ok, più 2. Più 2? Sì. Ok, se avessi avuto Rapid Fire 1 invece 3. Ne aggiungevi uno solo. Ok, perfetto, chiaro. Vado, andiamo un po' al 3 più. Beh, devo dire che non è male. No, ok, 3 a segno. Sì. La tua forza? Strength? 4. Ok, i miei maledetti volanti hanno 6. Ok. Quindi al 5. Come prima devi ferirmi al 5. Con i dadi che sono entrati, quindi 3 dadi. Nessuno. Ti ricordo che hai comunque un punto comando, sì, che infatti lo stavo per usare, okay. Per avere una certezza. Benissimo. Niente, basta, punti comando così, li sprechiamo. Buttiamoli nel cesso. Perfetto. Proprio così. Ok, devo tirare con loro. Sì. Quindi, quinci, siamo tutti in super cover, credo. Tu non so neanche se mi vedi, perché sei completamente dietro. Ah, quello è vero. Sì, no, beh. No, mi sa di è no. È borderline, Diciamo che forse uno mi vede, però in realtà dietro... Forse ci vediamo per uno e uno, ma non lo direi so. Direi che è un po' borderline, direi di evitare questo tiro un po' così. Va bene. Ok. Quindi, abbiamo fatto questo, tiri va bene. Sì. E niente, basta. Niente, ci sarebbe la fase di carica se vuoi farla, però... Direi che di no. Che resti solo con Rhino, perché lo fai a 12 pollici di distanza, e la fase di carica si fa tirando 2 di 6. Il risultato è la tua distanza di carica. Quindi, diciamo che è un po' borderline anche lì, perché... Dovrei fare... No, beh, puoi anche andare dritto volendo. Però sai, non è detto che ci arrivi. No, no, infatti. Va bene. E niente, quindi io controllo questi due. Esattamente. Va bene. Tu controlli quei due. Ora finisce il primo round. Inizia il secondo. All'inizio del turno faccio i punti che ho. Io ho questo che non me l'hai tolto e ho questo che non mi hai tolto. Di conseguenza io faccio 2 punti. Fase di comando, prendo un altro punto comando. Anche tu prendi un altro punto comando. Un solo punto. Io sono a 3 intanto. Semplicemente ti credo di poter sparare con loro, perché sparavano a 18. Ok. Quindi iniziamo a ridarti Pumper Focaccia. Hai no, sicuramente la cover. Non sono d'accordo. Sì, 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 sì. Sono 2 attacchi per... Quindi sono 20 attacchi. Ah, beh. Però al 5 più. Okay. Ah, beh, allora. 1, 2, 3. Beh, non 4, hai tirato benissimo. 5. Però... No, infatti... ma al 5? Ah, grazie. Perfetto. Forza 4, tu hai resistenza 4, quindi hai il 4. Ok. Anche il capitano ha 4. Ma fin tanto che il capitano è un'unità, si tira sempre sull'unità. Lui è praticamente immune a tutto. A meno che non ho delle armi tipo cecchino che sparano direttamente sugli eroi. Eccoci qua. Ne vanno solo 4. Sì. Non ho nessun modificatore al tiro salvezza, quindi tu hai un modificatore, cioè tu salvi al 3+. Ok. La cover, come ti dicevo prima, non si conta perché loro non ti fanno più penetrazione e loro non hanno un tiro salvezza di merda, quindi praticamente tu sei più forte della cover. Quindi faccio 3? Sì. Devo fare 3. Sono 4 comunque, al 3.
Ne salvi due, quindi quante ferite hai per modello? Ferite due. Ferite due, quindi ti muore un modello. No! E scegli tu quale. Esattamente, lui va a morire. Andato. Malissimo. Peccato. Ora loro fanno uguale, perché mi sono spostato per vederti, infamone. Quindi sono i miei 20 attacchi. Cucù. Che loro. Al 5. Meglio questo. Molto meglio. Decisamente meglio. E al 4. Ma che ce n'era uno di 5 lì. Ah, beh, meglio. Niente. Al 4. 2. Ne vanno 3. 4, okay. Scusami. 4 sempre da salvare, altre più. Ok. Qui? Sì. Bene, una ferita su un modello e basta. Bene. Ok. Fase di carica. Mi piacerebbe picchiarti lì. Ma se carichi, picchi. Sì. Sì, sì. Se corri, non picchi. Esatto. Ok. Quindi, nella fase di carica, io decido con loro di caricare dietro questo modello. Ma anche se hanno già agito, quindi. E togliamo questo qui che dà fastidio. Sì, sì, sì. Anche se hanno già agito. Vogliamo questo coso giusto per far vedere meglio. Mm. Sì, anche se hanno già agito, nel senso che tu puoi fare tutto nel tuo turno. L'unica cosa che ti impedisce di muoverti ulteriormente è la corsa. Quindi io quando carico però ho una corsa randomica. Corsa randomica che con 2 di 6 mi deve richiedere di arrivare alla distanza necessaria. Beh, per caricarti devo arrivare almeno a un pollice da te. Quindi in questo caso io sono più o meno a 7 pollici, quindi se faccio 6 riesco a caricarti. Sommando i due dadi. Esatto. Beh, ovvio, non è che puoi fare 7 con... Beh, faccio 9. Faccio 9, quindi ti riesco a caricare. Ok. Ragazzi, come funziona la fase di combattimento? Io ho caricato. Nella fase di combattimento entrambi i giocatori in realtà combattono, quindi io combatterò per primo perché ti ho caricato, tu combatterai dopo. Il turno di combattimento funziona che tutte le unità che hanno caricato hanno il vantaggio di combattere per prime, a prescindere. Se ti avessi caricato anche sull'altro lato, avrei combattuto anche con l'altra unità. Sì. Finito di combattere tutte le unità che attaccano per prime, inizia a combattere alternativamente, si attiva un'unità a testa, il giocatore che non è di turno. Okay. Quindi avresti iniziato te. Sì. Avendoti caricato io lì, però inizio io. Va bene. Come funziona? Allora, io sono lì, faccio il giro così mi è più facile spiegarti. Venga, venga. Decido quindi di combattere con loro, che sono i primi che combattono. Ergo, ho una fase chiamata ammassamento, in cui i miei modelli si possono muovere di 3 pollici in avanti per andare a contattare più tuoi modelli possibili. O comunque entrare nella distanza di ingaggio, che è un pollice. O essere a contatto con un altro mio modello che è nella tua distanza di ingaggio. Ergo, questi qui combattono tutti. Questo è a contatto di basetta con questo e combatterà questo anche. Questi due non sono a contatto con qualcuno che è nella distanza di ingaggio, quindi questi due in fondo non possono attaccarti, perché non hanno spazio per arrivare. Posso fare una domanda? Cioè, devi fare domande. Non possono attaccare il rhino, già che sono lì? Sì, io posso decidere anche di attaccare il rhino. Più interessante dopo, io adesso voglio attaccare loro. Non è che lo devi fare per forza. No, però magari già puoi che farlo. Se fosse un'altra unità che non è il rhino. Puoi farlo. Io adesso non lo voglio fare perché voglio toglierti dall'obiettivo. Però in realtà tu dopo con rhino mi puoi attaccare. Do coio coio. Esattamente. Perfetto, molto bene. Come prima, io ho le mie armi da combattimento e ho le cioppa. Gli le orchi, cioppa? Le cioppa. Ovviamente gli orchi sono dei macellai in corpo a corpo. Quindi ho 3 attacchi per modello. Tre attacchi per modello erano 10, meno 2 che non combattono, 8. Ok. 3 per 8, 24. Yes. I miei dadi vanno al 3 più. Letteralmente tutti i tuoi dadi. Sì, sì. Al 3. La forza è 4, la tua resistenza è 4, quindi al 4. Tutto l'elicottero di nuovo. Perfetto. Questo poteva andare peggio. No, poteva andare anche meglio in realtà. Questo uno l'hai girato adesso, giusto? Sì. Ok. Così hai tutti i tuoi dadini lì. Quei dadi li salvi al... Te lo devo dire io. Tu hai al 3, ma io ti do meno 1. Bastardo. Quindi vai al 4. Punto comando.
Adesso no, però. Ok, così te ne muoiono due. Puoi ritirare uno di quelli con un punto comando se vuoi. Ah sì, dai. YOLO. Salvo, quindi hai preso tre ferite. Adesso è il tuo turno di combattere. Adesso sono cazzi tuoi. Arma da corpo a corpo. Due azioni. Due attacchi. AC3+. Forza 4. VP0. DA1. Ok. Quindi, due per ciascuno. Sì. Tutti i miei. Sì. Che sono tre. Sì. Bello. Messo malissimo. Sono sei attacchi. Sì. Quindi partiamo con loro. Sì. Qui, giusto? Sì. Era il 3, eh? 3. La merda. Sì. Ok. 3 al... Forza? 4. Resistenza 5 al 5. 1. Forza. Che salvo, credo, tu hai meno 1 di VP? VP 0. VP 0. Quindi salvo al 5. Ok. Una ferita su uno. Il Rhino, vediamo cosa fa. Il Rhino non ha molto, ha lo scafo praticamente, mi dà un colpettino alla, esatto, Rocket League. Armored Trax. Sì, c'ha solo quello. Ok. Quindi tre azioni. Sì. Tre attacchi. Sì. VS4+. Ok, nemico VS4+. Rhino massacratore di orchi. Sì. Due. Sì. Forza 6. Sì. Quindi al 3, perché io ho resistenza 5. Tutti e due. Bene. VP? AP 0. Niente. Quindi al 5. Ne salvo uno solo perché l'altro fa un bel 4. Quindi uno quindi muore. Un orco completamente. Ok. Deve andare peggio, ma anche meglio. Ma anche meglio. Va bene. Finita la mia fase di combattimento, non ho più niente da fare. È la tua fase di comando del secondo turno. Ok, quindi... Finisce il combattimento, finisce il mio turno, inizia il secondo turno di Jack. Otteniamo entrambi un punto comando. Sì. I punti, Jack, come siamo messi? Uno. Sì. Perché ho fatto questo qui, questo, sì, qui no. Esatto. Questo si rigenera di uno, okay, quindi torna a sei. Questi qui indietreggiano come movimento. Ok, loro. Quindi è finita la fase di comando, sì, inizia la fase di movimento, si indietreggiano. E sparano subito, fanno dopo. Nella loro fase di fuoco, quindi adesso finisci di muovere, okay, con chi devi. Fase di tiro. Ok. Partiamo da loro, dai. Sì. Voglio vedere come si evolve la faccenda. Metro per cortesia. Prego. Siamo sempre a 18, credo. Circa. Sì. Lo spari a 24. 24 di fucile requiem. Sì, sì, vabbè. Se certo, sparavo io, prima, sparo, sì, anche, sì, adesso. Per curiosità, guardo se sparo anche gli orcotteri. Sì. E direi che sì. Bene, bene, bene. Li vedo anche, tra l'altro. Certo. Ok, perfetto. Quindi, 24, due attacchi per ciascuno, quindi sono 5. Sì. No, non è vero, sono 4. Sono 4, perché uno è morto. Ok, quindi 8. Sì. L'unica cosa è che se non ti vuoi muovere in avanti, il capitano non sparerà mai. Lo so, è vero. Però, tu puoi anche salire qui, eh. No, infatti stavo pensando. Dai, va bene, sì, facciamo così. Mi sposto di tanto così. Sì. Tanto ci siamo dentro. Sì, 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 sì. Okay. Il capitano lo mettiamo qua. Ok. Eroicamente a difendere l'obiettivo. Quindi. Stoico. Sì. Parto. Sì, sì. Col primo. Sì. No, non è vero. 2, 4, 6, 8. Ok. Su di loro. Anche se gli orcotteri mi spaventano un po', devo essere sincero. Iniziamo su di loro, dai. Sì. Quindi. Al 3? Al 3, sì. Quindi 1. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sì. Ok, a forza 4, io ho resistenza 5, quindi al 5. Direi che va bene. Ok, assegno 3, 4, scusami. 4. Che io provo a salvare al... Il mio tiro salvezza che è al 5. Mi dai meno 1 come penetrazione? No. No. Ok, al 5. Sì, uno. Ne ho salvato uno solo. Quindi ne muore uno e uno resta con una ferita. Bene. Perfetto. Ora, con questo... Sì? Non mi ricordo quanto sparava... 12 mi sembra, però basta che arriva l'unità, non lui, 12? Sì. Ok. No, non è vero, la aspetta. La pistola, no?
Bolt pistol? Bolt 12, sì. Io volevo sparare agli orcotteri. Non ci arrivi non con lui. No, no. Con lui no. Maledizione. Non no, beh, con l'unità sì, forse, eh? Sì, sì, ci arrivi, vai, spara, spara. Beh, ma con l'unità... No, ma è giusto, giusto. Lui è fa giusto? Parte dell'unità. Ah, ok. Quindi, un'azione, ovviamente, al 2 più. Sì, perché è un maestro della morte, cioè proprio... Con quanto uno? Sì, un attacco al 2. Cazzo. Se lo sbaglio pure. Può essere, però, eh. Meno male, ok. Forza, 4. Forza, 4. Resistenza agli orcotteri, 6. Tiri ancora al 5. No, niente. Ci abbiamo provato. Pistolettata. No, bene. Di qua sparo sì. con loro, quindi 3. Abbiamo detto al... con 2 attacchi per ciascuno, sì. quindi 6. Sì. E 6. Sì. Pam, 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 pam. Facciamo punto comando. Vai! E tiro 1. Perfetto, niente. Bene. Quindi al 3 sempre. Sì. Forza 4. Sì, difesa 5. Quindi al 5. Bene. Niente. A questo punto... Vedi tu. Quello li spara. Quello spara, certo. Sparo. Ok. A 48 pollici aveva la cadenza rapida 2. Orcotteri. Ok. Quindi sono... Si può? Sì, sì, sì. Okay. Sono 4 colpi. Al 3 più. Sì. Vanno 2. Mamma mia. Ok. Al? Forza? 4. Al 5. Mm. E vaffanculo. Ma che resistenti che sono i miei orchi, eh. Comunque. Mamma mia. Mamma mia. Poi? Finita la fase di tiro? Fase di attacco. Cioè la fase di carica. Loro potrebbero caricare. Sì. Però non loro non possono fare niente perché si sono ritirati. Mm. Lui può caricare. No, rimango così. Perfetto. Allora, tu controlli quell'obiettivo, non riprendi quello, ma prendi questo qui. Ok. Io direi, più o meno le regole del gioco le hai capite. Mm-hmm. Siamo arrivati alla fine del secondo turno, la partita andrà avanti fino al quinto. Ok. In cui noi continueremo a accumulare obiettivi. Direi che ci possiamo fermare qui, perché tanto le regole le capite. Se poi vuoi fare una partita un po' più emozionante, ci prendiamo un po' più di tempo, certo. ci studiamo meglio le liste sì. e ci spacchiamo di botte tipo Warhammer. Ok, anche? Sì, sì, si sì. Può sì. andare? Sì, decisamente. Eccoci qui, questa è stata un'infarinatura base del gioco di Warhammer 40.000. Non abbiamo usato nel dettaglio gli stratagemmi, non abbiamo sicuramente utilizzato le abilità degli eserciti, perché mi sembrava un po' esagerato far partire un primo giocatore così, e anche spiegare a voi le regole base... mi sembrava un po' esagerato. Siamo riusciti comunque a vedere più o meno come funzionano gli elementi scenici, come ci si muove, come si spara. Jack era arrivato ad avere un punto comando turno che continuava a utilizzare, io sono arrivato ad averne anche 5 di punti comando che attualmente non ho utilizzato, ma potevo usare per andare a terra, per lanciare granate e via discorrendo, che non ho fatto. Però sono tutte possibilità che il gioco permette. Dimmi un po' te invece cosa ne pensi, perché abbiamo un novizio del gioco di Warhammer 40.000 che non inizierà mai a giocare a Warhammer 40.000. Se non con me, esatto. Ma almeno vogliamo capire se il gioco è effettivamente adatto per chi non ha mai giocato Warhammer 40.000. Beh, allora, sicuramente è coinvolgente, nel senso che comunque vuoi perché sono tutti dipinti e così, ci sei dentro. Sì, quindi già okay. questo rispetto magari ad altre cose fa tanto. Certo. Però vabbè, però tu comunque è tutto gestibile noi. Questa è vero, cosa, quindi però... ho sempre giocato a cose pitturate. Esatto, poi non no, è quello. Più, anche, più che altro anche tu hai giocato un tanto qui su questo canale con... eserciti già di punti, certo. magari altri giochi ti hanno preso comunque meno, a prescindere, no? Può darsi, però diciamo che comunque per un novizio, cioè nel senso è vero, non abbiamo usato regole complicate, ma è semplice, cioè per adesso mi sembra semplice. La meccanica sono sempre quelle. Quindi sì, è questione di numero dadi, alla fine è quello che è matematico, perché non, per ora non ho visto niente di complesso, chiaro, devi prenderci un attimo di dimestichezza, però è tranquillo. E devo capire un attimo se mi piace l'idea del fare tutto il turno uno e poi l'altro. Chiarissimo. Perché come un po' tutte le cose ha i suoi lati positivi così come no. Diciamo quindi... che hai un ordine mentale e riesci subito a entrare nel mood del gioco. Sì. Facendo tutto te e meno l'altro. Però, se posso dire, non abbiamo visto tutti gli stratagemmi. Infatti stavo soltanto... per... Esatto, esatto. Cioè comunque esatto. con le regole base...
è una cosa, quando poi inizi a avere stratagemmi e cose strane, magari adesso non so se ci sono tipo delle trappole, robe del genere, io non lo Ah, so, però può conta anche che tu essere che. potevi lì, quando io ti ho caricato, tirarmi di reazione, quindi spendevi un punto comando, prima che io arrivavo tu mi sparavi contro. Era Ok, tutto al 6, sì. non era più al 3 come le tue statistiche base, però capisci che già hai un Certo, blocco. sì. Potevi, che ne so, decidere di andare a terra quando ti sparavo su questi. Non tenevi più l'obiettivo, ma non ti facevo danno e avevi una reazione sull'azione. Oppure, nel momento in cui io mi muovo troppo vicino qua e tu non vuoi, tu puoi spendere un punto comando e loro muoverli di un di 6 in qualsiasi direzione. Ok, chiaro. No, però cioè, sicuramente rende il tutto anche più semplice, ma cioè, per me la semplicità è un punto a favore. Poi magari non per tutti è così. Certo. Però per me è una cosa semplice, è una cosa che poi dopo ti fa vivere di più il gioco, perché se Sì. devi star lì e lucubrare tutto quanto, ragionare, ricordare, controllare, poi mi distraggo da quella che è la partita. Invece qui è stato semplice e anche se comunque era la mia prima partita, cioè mi è piaciuta, cioè mi Sì. sono divertito, è stata una cosa, ho anche ammazzato qualcuno. È interessante, ripeto. Per essere interessante per qualcuno che non gioca abitualmente, vuol dire che è interessante davvero, nel senso che se l'obiettivo è quello di portare gente nuova a giocare, anche e soprattutto magari dei bambini, Sì. perché comunque è un obiettivo che possiamo avere, ha dell'ottimo potenziale. Può essere un ottimo punto di partenza. Parola all'esperto. Per qualsiasi cosa, vi ricordo che abbiamo i vari gruppi sui vari social, quindi potete scriverci su Instagram, su Facebook, dove volete. Abbiamo il gruppo sul canale Facebook, cioè su Facebook, dove possiamo chiacchierare, scrivere e tutto quanto se vi volete iscrivere. E niente, ci vediamo con un prossimo video qui su Games per Passione. Questo video esce in periodo estivo, quindi non c'è la solita schedule, ma di solito i video sono il giovedì alle 18. Adesso andiamo un po' più rilassati perché fa caldissimo per registrare, ma piano piano riprenderemo. Ci vediamo sicuramente a regime pieno a settembre. Molto bene. Io volevo solo, vabbè, vi ringrazio, ringrazio Tia per l'ospitalità in questa partita, per avermi iniziato Warhammer. Vi chiedo solo una piccola cortesia, se ci lasciate un bel commento sotto, perché è una cosa a cui io personalmente tengo. Tia no, però io ci tengo perché comunque per lo sbatti che si fa questo ragazzo qua, secondo me è giusto che, ma non per forza positivi, anche qualche consiglio, critiche, bestemmie, insulti a lui, però vogliamo, cioè, ci piace vedere che comunque c'è un riscontro perché anche se voi magari vedete una partita di un quarto d'ora, in realtà dietro ci sono ore ed ore di partita vera e di montaggio nell'arco di una vita di lavoro. Comunque, non è che siamo a casa a fare un cacchio, quindi ci fa piacere se c'è un riscontro perché poi ci sprona a fare sempre di più. E Grazie Jack, di grazie a voi che commenterete se commenterete, se no fanculo. che? Esatto. Grazie a tutti. Ciao Ciao, ragazzi. ciao, ciao.